Prostituzione e magistratura. È successa una cosa strana, cari amici. Io questa cosa strana l'ho letta sul Fatto Quotidiano. E questa cosa strana ve la metto come linguine d'assunto di questo video, così voi la potete leggere con i vostri stessi occhi e liberamente commentare come la sto commentando io in questo momento, capito? È una cosa strana perché il sindaco di Fiorenza, la città di Matteo Renzi Fiorenza, mi pare anche di della bella il sindaco di Fiorenza Nardella aveva emesso una ordinanza per multare tutti quei cittadini sua che andavano a fare le more con le donnine allegre per strada, capito? E lui ha fatto la sanzione ad alcuni cittadini fiorentini che erano andati a fare le more con le donnine allegre che bazzicano per strada. E se non che questi cittadini multati hanno fatto ricorso alla magistratura. E pensate un po' voi, un magistrato donna, cioè una magistrata, ma che è la magistrata? Una magistrata, sì, eccola qua. Qua c'è nome e cognome, eccolo qua. Il giudice del Tribunale di Fiorenza, Sabina Gallini. Il giudice del Tribunale di Fiorenza, Sabina Gallini. E ha detto che non va bene l'ordinanza del sindaco di Fiorenza, o comunque non vanno bene le sanzioni fatte a quei cittadini, perché la prostituzione la si può condannare solo se c'è lo sfruttamento della prostituzione. Beh, insomma, poi dopo voi andate a leggere con cura la situazione, leggetela con cura. È una cosa interessante tutto ciò, è una cosa molto interessante. Se il sindaco Nardella, caro sindaco Nardella, io ti voglio bene, caro, ma tu ti devi chiedere perché alcuni tuoi cittadini frequentano le donnine allegre che ci stanno a Fiorenza, e ti devi chiedere perché. Tu devi rimuovere la causa, non gli effetti. È troppo facile prendersela con gli effetti, devi rimuovere la causa. E questi cittadini di Fiorenza, si vede che o dalle loro mogli o dalle loro compagne non sono tanto amati, capito? Non si sa perché, ma non ricevono dalle loro mogliettine, dalle loro compagne, dalle loro amanti, non ricevono i gesti affettuosi che loro vorrebbero ricevere, per cui li vanno a chiedere a pagamento alle donnine allegre che camminano per strada a Fiorenza. Quindi perché? Tu ti devi chiedere, caro sindaco Nardella, perché questi tuoi cittadini vanno a pagamento dalle donnine allegre? Perché? Qual è la causa? Beh, caro sindaco Nardella, se poi vuoi sapere qual è la causa, ti devi comprare una copia della Stirpe del Serpente, capito, caro sindaco Nardella? La Stirpe del Serpente, che è uscita 15 anni fa, per cui è esaurita. Però prima di Natale la Stirpe del Serpente torna in libreria in una nuova, migliore edizione a cura della casa editrice Leonida Edizioni, di cui è editore Domenico Polito. Prima di Natale, sindaco Nardella, tu vai in libreria, chissà quante belle librerie ci sono a Fiorenza, e compra una copia della Stirpe del Serpente di Serafino Massoni, che sono io Serafino Massoni, capito? Edizioni Leonida, te la leggi e capirai perché tanti tuoi concittadini a pagamento vanno dalle donnine allegre che camminano per la città di Fiorenza. Ok, sindaco Nardella, io ti voglio tanto bene, sindaco Nardella, ma tu segui il consiglio di Serafino Massoni, capito? Prima di Natale entra in una libreria e compra una copia della Stirpe del Serpente.
Serafino Masoni, Leonide Edizioni. Ok, sindaco, a te e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Masoni.